a prescindere dalle proprie convinzioni. E in questo caso va dimostrata, certo, sarebbe auspicabile che la prima spinta alla verità la diano i protagonisti, ma qui faccio una parentesi, chiudo. Nei protagonisti e nelle Brigate Rosse ci sono brigatisti di serie A e brigatisti di serie B, mi riferisco a quelli del rapimento Moro. Le Brigate Rosse loro sono una cosa, le Brigate Rosse del rapimento Moro sono un'altra cosa. E nelle Brigate Rosse del rapimento Moro ci stanno quelli che credevano alla rivoluzione armata e quelli che hanno utilizzato quelli che credevano nella rivoluzione armata. Ci sono persone che hanno fatto anche lì credendoci e ci sono persone che l'hanno fatto come strumento di terzi. Se voi pensate che il Mossad offre alle Brigate Rosse armi e soldi, significa che il quadro non si combina. Ora io mi fermo perché il libro non l'ho scritto io, l'ho scritto loro, quindi è giusto che ne parlino loro. Grazie.